Via. Buongiorno. 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 Bruno Bartolucci, il mio amico da non so, cioè da 30 anni. Troppo tempo, anni, forse 40. Sì. Da primi giorni che eri qui in Italia. Eh sì, da 82, 83 che ci quindi conosciamo. Sì. Esatto. E in effetti poi tu sei subentrato il diciamo storico negozio di fotografia di Luigi Nasuelli, certo. Eh sì, in Piazza Po, no, Via Dezza. Via Dezza. E anni e anni anche tu hai svolto questa attività. Ma prima di tutto ci siamo frequentando quel negozio. Esatto. Dopodiché io ho pensato di così unire all'attività di fotografo. No, in realtà tu non hai mai lavorato. Quello è anche vero, cioè, se fare il fotografo non è un lavoro, non ho mai lavorato. E se fare fotografo è viaggiare, come ho fatto io, quindi fotografo di viaggi, ed esclusivamente negli Stati Uniti... Ma era bei tempi, cioè perché tu riuscivi a coinvolgere, non so, American Airlines, certo. cioè tutte le compagnie americane, e ti facevi dare soldi. Mi facevo dare i biglietti, magari. Con quei biglietti viaggiavo, producevo dei servizi che pubblicavo nelle riviste di turismo, ho fatto i cataloghi Franco Rosso, Marlboro Country, sì. E in realtà poi sono passato al motociclismo. Ma tu puoi togliere la mascherina? Io posso toglierla? Sì. Cioè comunque brutta no, faccia che sì no andrà meglio con la mascherina in certo. Effetti cioè, no però c'è cioè, il tuo baffetto cioè, baffetto stai da sbarriero che ormai è invecchiato anche lui però no ti dico dal 1980 sì. Quindi dal 1980 primo viaggio negli Stati Uniti sì. Colpo di fortuna 9 ottobre 1980 compleanno di John Lennon sì. Nel cielo di New York 5 jet che scrivono Happy Birthday John Yoko, sì. Era gli auguri di Yoko Ono a John Lennon. Sì. Fine mese, purtroppo, è stato ucciso. Certo. E io quella è stata la prima foto che ho venduto, l'ho venduta alla rivista Oggi, sì. E da lì ho pensato, ma com'è bello fare il fotografo. E quindi, come debito di riconoscenza, ma anche come affetto verso gli Stati Uniti per la musica, il cinema, eccetera, eccetera, le strade, le moto, ho continuato e mi è andata bene. Ma, cioè, allora, poi io mi ricordo benissimo, tu per un momento hai comprato la Harley. Sì. Cioè, che anno era? 1998. 98. E ancora poi, ce l'ho. Ancora ce l'ho. Sì, mi ricordo benissimo, ogni viaggio che facevi portavi a casa... Cioè qualche pezzo aggiuntivo sì, infatti, per customizzare. È diventato un albero di Natale praticamente, sì. L'ho messo su di tutto. Però è ancora funzionante, sempre lei, la tengo da conto. In effetti se ne parla brevissimamente anche in questo libro, perché ho fatto un viaggio storico con la mia moto. In occasione trasportata anche? L'ho fatta... trasportare negli Stati Uniti per essere presente al centenario dell'Harley Davidson nel 2003. Sì, mi ricordo il tuo racconto, no? Cioè proprio è che tutti hanno acceso il motore. Ah sì, c'erano, ma io dico 250, ma forse anche 300.000 moto. 300.000 moto? Così dicono le... Che è con, diciamo... Ah sì, all'ordine sì. Di... Ordine di... Del vecchio Davidson, diciamo, il presidente. E cos'è che ha detto? Gentlemen, start sì. Your engines. Bah! Cioè così, cioè, tutti avete piazzale, acceso... Nel piazzale della fabbrica. Che ha fatto un è venuto giù, l'universo è venuto cioè, giù. Cioè, veramente, cioè, come un terremoto. Per una settimana non si sentivano altro che moto, giorno e notte. C'erano moto parcheggiate a spina di pesce fin fuori dalla città. Dal lago Michigan sì. Fino fuori al confine della città era tutto un parcheggio di moto. In una cittadina di 500.000 abitanti ci saranno stati di altri 500.000 turisti o motociclisti. Certo. È stato bello. Beh, è stato io avrei fatto il vigile. Ah,
gambe, no, lì multa a tutte le volte. Vivevi di rendita fino a che campavi, perché quel rumore lì non c'erano i segnalatori di decibel sicuramente. Anzi, chi ne aveva di più diceva la bambolina vantava di avere senti questo oh. Ma dai, ma comunque in seguito a quello, in seguito a 40 anni di esperienza, sono stato invitato da una nota casa di noleggio moto, che peraltro adesso ha preso anche in appalto il noleggio delle Harley, proprio di Harley Davidson, a fare questo viaggio inaugurale, io unico fotografo, fortuna, di questo viaggio inaugurale sulle tracce di Easy Rider. Quindi rifacendo il percorso del film, 4.000 miglia in tre settimane. In tre settimane? Beh, con tutti i comfort, devo dire che il viaggio, per chi l'ha diciamo acquistato, è stato veramente un'esperienza, perché i migliori hotel, le moto di supporto, diciamo, c'era un van che veniva guidato da un assistente che teneva i bagagli, quindi non era proprio una cosa rustica, era una cosa organizzata molto bene. La cosa bella è che io ho potuto fare un po' sulle moto, un po' sul van, un po' guidando io la mia moto, ho ripercorso questo itinerario e il risultato è questo qui, nel senso che io ho messo insieme come spunto l'itinerario del viaggio e come contorno tutte le cose che in questi 40 anni in quelle aree ho visitato, quindi aggiungendo qualche immagine, aggiungendo soprattutto qualche sensazione personale e qualche consiglio per chi volesse domani farlo, anche in macchina, anche in autobus, comunque ecco. Come autobus? Ci sono gli autobus che percorrono la vecchia Route 66. Ma dai? Sì. Ci sono auto, ci sono pezzi anche che si possono fare tranquillamente in treno con delle bellissime scenografie, perché passa in luoghi fantastici, quindi anche con il treno. L'itinerario va da... Il bello sarebbe o automobile o possibilmente moto, magari in gruppo, perché è fatta da solo, insomma, sì, è impegnativo, ecco, perché devi guidare sempre, se non hai fretta puoi farlo anche in un mese, però sono tanti chilometri, insomma, devi avere comunque un'assistenza. Quindi... Per questo libro è, questo libro diciamo, è diciamo, un significato per te, sì. È un po' 40 anni della tua carriera, diciamo della di tua sì. passione e diciamo amore anche per gli Stati Uniti. C'è di tutto, c'è la fotografia naturalmente, sì. Ci sono le moto che possono essere anche macchina piuttosto che, c'è un qualche accenno alla musica, naturalmente, che è una passione anche quella. Due lingue. Cioè ed è bilingue. È bilingue. Perché è dedicato anche eventualmente ad appassionati esteri che volessero così avere questa specie di diario di viaggio, non so come dire, non è una guida, non è un diario, è un racconto parzialmente scritto, diciamo, come testo, ma molto... come immagini. Attraversare, cioè proprio da, da Los Angeles a New Orleans. Il film finisce vicino a New Orleans, e comunque la meta del viaggio è il carnevale di New Orleans, sì. E naturalmente il carnevale è incluso. Incluse anche sono le visite e alcune manifestazioni che si possono incontrare in diversi periodi dell'anno facendo questo itinerario. Faccio un esempio, un raduno motociclistico nel Nevada, c'è un powwow, quindi una festa degli indiani Navajo in Arizona, c'è il Festival delle Mongolfiere nel New Mexico e c'è naturalmente il Carnevale a New Orleans. Le pagine, diciamo, di testo sono bilingue e poi non ho voluto fare nessun commento perché lasciavo a chi legge il testo riconoscere quelle che sono poi le immagini, dando solo il titolo alla pagina. Certo. Poi ci sono delle pagine di apertura doppie, ho scelto io delle foto così che mi piacevano particolarmente, poi ripeto, piacere o non piacere, questo è un resoconto, quindi chiunque va là può realmente vedere queste cose.
Com'è, cioè, agevole questo viaggio? Agevole nel senso, allora, non ci sono pericoli, non la ci cosa sono... bella è che, come vedrai anche dalle foto, come vedremo, natura, cioè, c'è natura, le strade sono ampie, sono molto ben tenute, anche in posti particolari come qui per esempio la Valle della Morte, sì. È ovvio che bisogna prendere dovute cautele, bere molto, eccetera, eccetera. Però anche dal punto di vista dell'assistenza, gli hotel, i ristoranti, le pompe, allora, di benzina. Dove si dorme normalmente? Normalmente motel. Ci sono dei motel che ti permettono di arrivare alla sera o a qualsiasi ora, sì, affittare la camera. Quanto costa mediamente? Mediamente una cinquantina di dollari, sì, a camera. A camera. Quindi poi si può anche... Quindi se siete in due, sempre paga 50 dollari diviso due. Certo, si può anche esagerare andando negli hotel di lusso, però essendo on the road, diciamo così, non c'è la permanenza in albergo come la intendiamo, no, noi. Certo. Si arriva la sera, si paga addirittura, sì, e a qualsiasi ora si può chiudere la camera, lasciare la chiave, sì, e andarsene. Quindi c'è la completa libertà, diciamo, una volta affittata la camera, certo, di ripartire allora che si vuole. Perché io lo so, perché tu sei anche specializzato in anche albergo, anche, no? Sì. Hai fatto una serie di fotografie degli alberghi e, cioè, per le riviste di turismo. Alla fine, sì, esatto, tu hai sfruttato da A fino a Z, no? Assolutamente, sì. So dove noleggiare le macchine, esatto, quali macchine noleggiare a seconda del, certo, della ristorante, dove mangiare, ristorante come mangiare a seconda dei gusti, perché, sì, lì si mangia di tutto, contrariamente, sì, a quello che... È una questione di gusti. Io amo molto la cucina del sud-ovest perché si ispira a quella messicana con un po' di piccante. Certo. È una cucina molto semplice perché gli ingredienti sono pochi. Sì, cioè, però non c'hanno, cioè, proprio questa sofisticata. Due spaghetti e il cappuccino italiano, no? Esatto, però ha un senso, soprattutto poi nella parte finale, tra il Texas, dove si mangia la migliore carne in assoluto, certo, e questo è noto, e poi anche a New Orleans, perché ci sono le influenze creole, ci sono le influenze europee, ci sono le influenze spagnole, naturalmente, perché lì la dominazione è stata spagnola, francese, creola, cioè c'è stato di tutto. Certo. Per cui anche dal punto di vista culinario ci sono alcuni consigli che do. Certo. Chi vuole interessante seguire. Anche. Basta che non andiate da... no, nelle catene. Vabbè, sì, certo. Sì, in effetti poi attraversando, cioè incontri, usanza, cioè costume differenti, cioè la cultura completamente, cioè perché non è cultura differente. Sì, non è andare da Milano a Bergamo, no? No. Cioè qua stiamo parlando 4.000 miglia. Sì. Incontri, cioè, le rovine indiane, incontri storia anche, certo, perché poi lì ci sono state naturalmente il West, certo, questo lo sappiamo, ci sono stati gli spagnoli, quindi nel bene e nel male hanno lasciato la loro cultura. Ci sono i nativi americani che quelli la loro cultura se la sono conservata fino ad ora. Certo. In scenari fantastici. Ma tu parli bene inglese, no? Però, cioè, se qualcuno come me che parla malissimo inglese, cosa succede? Non è vero, lui lo parla bene. Comunque va bene. Là si capisce tutto perché gli americani non esistono. No, cioè il bello, ognuno... il bello con parlare in inglese con gli americani è che tu dici qualsiasi cosa e loro cercano di capire, no? Assolutamente. Non è come inglesi che, cioè, no, cioè stoltano naso e che fanno finta di non aver capito niente, giusto, no? Giusto, esatto. Americani, cioè tu, cioè, commetti mille errori, no? Hanno capito benissimo. Ma perché li commettono anche loro, perché di americani... vecchia generazione, sono pochissimi, li trovi nel New England, che sono gli originali, ah, certo, inglesi, eccetera. Gli altri sono immigrati italiani, immigrati spagnoli, anzi, molto spesso capiscono meglio lo spagnolo dell'inglese in, certo, alcune zone. E ci sono immigrati russi, ci sono immigrati, li senti subito che hanno un timbro, certo, completamente differente, e quindi, conoscendo te come italiano, sì, si adeguano, diciamo, come tu ti adegui a loro. Calmo, poi c'è, cioè, no, guidando, c'è, cioè, la moto, gli incontri, cioè, questo è fantastico, un scenario del genere. Guarda, l'esperienza più, diciamo così, strana da un certo punto di vista e è imprevedibile per noi che siamo abituati a Milano, è una cosa invivibile, è il fatto di aver avuto
quasi 2 giorni di viaggio, un ammontare circa di 800 km, senza incontrare, non dico un semaforo, ma un cartello di dare la precedenza. Ah. Hai sempre viaggiato su una strada, e non parlo di autostrade, soprattutto le strade, diciamo, statali, le strade normali, senza dover dare la precedenza, senza incrociare traffico. Certo, allora, faccio la domanda. Se ti scappa la pipì, cosa fai? Cioè, ti fermi, cioè fai, cioè, mezzo alla strada, cioè, non ti vede nessuno. Allora, tranne cioè questo serpentone. Hai due opzioni. Sì. Una, se sei in autostrada, rarissimo, io non l'ho mai fatto, ma comunque esci alla prima uscita e lì c'è la pompa di benzina, il ristorantino, il motel, e lì hai la possibilità di far pipì, perché non è come qui che devi consumare per poter. Certo, no. Sì, certo. Là dici dov'è la toilette e vai. Se fai l'attraversamento dei paesi, esatto, ancora meglio, perché sì, hai veramente di tutto. Ogni paesino ha un suo emporio, ha una sua pompa di benzina naturalmente, ha un caffè, una cosa dove tu puoi fare colazione, eccetera, ma eccetera, non che esiste, è sempre non so, a disposizione. Cioè, no, da qua, cioè, la prossima tappa sono 400 km, non ci sarà senza né nulla, benzinaio, né cioè, no, ristoro, né acqua, no. Né... No. No, allora sì, ma non 400 km, diciamo 100 km. 100 km mi è capitato, e lo dico nel viaggio, di essere in mezzo al deserto in California e non avere nulla, cioè di avere questo emporio alla fine del viaggio dove tutti si fermano perché è l'unico punto di ristoro. Bello, andiamo io e te lì in quella città, cioè, no, aprire il ristorante italiano, cioè spaghetti, cioè pizza, no. Sì. Poi, se poi vuoi fare di più va bene. Non ripartono più però, poi dopo vabbè, fa niente. In mezzo al deserto, ma fa niente, ma fa niente, cioè vendiamo anche entro Germina, cioè non so. Diamo il Malox, digerisco. Esatto, sì, no, sì. Fernet Branca. Anche. Ma lì, cioè, se è vero, vero, cioè, nel senso, cioè, alcuni mi hanno raccontato che severità nel, diciamo, rispettare la velocità, certo, cioè, regola, no, cioè, fondamentale della no, cioè. Bravo, hai detto una cosa fondamentale, che forse va detta prima di iniziare il viaggio. Certo. Qui siamo abituati, vedi un rettilineo, anche in mezzo al deserto, è capitato anche a me, poi vabbè, me la sono un attimino, cioè, ti seguono anche in mezzo al deserto. Hanno gli aerei, sì, che sorvolano con i radar, sì, e hanno queste macchine della polizia, si chiama Highway Patrol, sì, e non è sulla highway ma è in tutte le strade, sono, sì, macchine cattivissime, velocissime, blindatissime, e lì ti beccano. Quindi, peraltro, io considero che se tu vai alla velocità consigliata da loro, che sono al massimo 90-95 km orari, ti godi il panorama. Per me, io ho sempre detto che andare in macchina, ma anche in moto ancora meglio perché sei fuori, è come andare al cinema. Cioè tu ti rivedi i film di John Ford, sì, nella Monument Valley, sì, te li vedi dal vivo, vedi questi paesaggi, ti mancano solo gli indiani con la diligenza che saltano fuori, ma è bello andare piano proprio per quello, perché se vai giù con la testa nel manubrio e non guardi in giro, hai perso il 90% del divertimento. Quindi andare piano, diciamo, relativamente, cioè, piano, sì, certo, è un godersi, capisco, la perché bellezza naturale. Se tutti, diciamo, rispettano la regola, anche tu rispetti, e il traffico scorre meglio, certo, attenzione, certo, perché dove tu sai che se vai a 60 miglia all'ora, sì, tu quando fai 60 miglia sai che è passata un'ora, certo, non è un ritardo, certo, quindi è inutile andare a 200 all'ora, poi avere l'incidente e doverci mettere un giorno per arrivare al posto del... Quindi io considero che sia anche una regola buona, e poi in fondo sei in ferie. Se lo fanno loro che ci vivono, credo che anche per te sia una cosa fondamentale. Mentre alcol è ammesso o zero tolleranza? Lì ci sono regole abbastanza stringenti per la guida in stato di ubriachezza. C'è da dire che la birra, per esempio, loro è molto leggera. È chiaro anche che se ti beccano le regole sono altrettanto severe. Quindi ti fanno lasciare lì la macchina
ti vai a dormire lì, la mattina ti presenti al tribunale e se va bene paghi la contravvenzione. Io ho diviso il viaggio in quattro tappe, capitoli, chiamiamoli così, due stati. Per ogni capitolo ho inserito una digressione, un qualche cosa che puoi fare magari andando in jeep sulla montagna o in treno, e poi naturalmente una manifestazione che si svolge durante l'anno, magari in periodi diversi, perché così do la possibilità a chi va in periodi diversi di scegliere, magari dice sono a settembre lì, cosa facciamo? Andiamo a vedere la fiera dei Navajo, se sei in ottobre andiamo a vedere i palloni aerostatici, certo. E se sei a maggio vai a vedere il raduno che sta dall'altra parte. Quindi senti un po', c'è un'occasione. Noi abbiamo fatto vecchia galleria, la tua mostra fotografica, il tema era 11 settembre, cioè prima e dopo, no? Cioè vecchia, quella proprio una bonaccioni americani, no? Cioè proprio la bellezza di ovunque. No? Oggi come è cambiato dopo 11 settembre? Beh, perché tu l'hai visto, cioè prima e dopo. Diciamo che è più simile a come siamo noi ora, nel senso che c'è più sospetto, c'è meno libertà di girare. Io ricordo una visita a una diga, no? Non ricordo dove fosse, ma comunque era tra lo Utah e l'Arizona. E tu arrivavi lì e dici, ah che bello, guarda che salto che c'è il fiume che va giù, eccetera, eccetera, c'è questa gola immensa. Andiamo a vedere dentro come sono le turbine. Apriamo, non c'è nessuno. Self-guided tour. Cioè tu potevi andare da solo, c'erano tutti i cartelli che ti indicavano questo è così, c'era il finestrino dove ti sporgevi e guardavi fuori, eccetera, eccetera. Stessa cosa in un'altra località fatta dopo l'11 settembre. Eravamo fermi di fianco a questa diga, è venuto fuori uno della vigilanza a dire cosa fate fermi qui? Sì. Chi siete? Da chi dove siete? Venite? Perché se vi siete fermati qua? Certo. E dici no, guarda, io sono un fotografo, faccio due foto, ah ecco mi raccomando, eccetera, eccetera, perché ha voluto vedere che io fossi veramente un fotografo. Certo. Perché tu fotografi, dei beh, con la faccia che hai, no? Sì, non mi sembra che tu, cioè, no, un terrorista e che mette, un veleno nell'acqua. No, non mi sembra, cavolo. No, però essendo, obiettivi sensibili, tra virgolette, è capitato sul ponte di Verazzano, adesso che mi viene in mente, che un amico si sporgesse per filmare e la macchina della polizia, spuntata come al solito dal nulla, certo, avesse intimato di non fare le riprese cinematografiche, di non fare riprese video del ponte. Qui parlo subito dopo, quindi parecchi anni fa. Adesso dipende da dove vai, cioè ci sono delle località in cui sono molto più attenti. Ci sono altre località in cui probabilmente considerano che in effetti, appunto come dicevi tu, un terrorista potrebbe comportarsi in modo diverso, anche perché loro tengono molto al turismo. Certo. Hanno veramente questa propensione verso la gente, quando dici sono italiano, ma credo anche quando dici sono islandese, si fanno in quattro. Per addirittura la polizia una volta ci ha scortati perché non sapevamo dove era un certo sito dove c'era un concerto. Dicevamo, ma dove possiamo parcheggiare? Non c'è problema, lasciatelo qui, saltate su, e ci hanno portati addirittura. Sì. E oppure ci hanno guidati, nel senso che dicendo seguite noi, allora si sono fatti tutta la strada per arrivare là, ma da un paese all'altro, intendo. Bene, torniamo a questo libro. Questo libro è autofinanziato. Ecco, sì. Questo è stato autofinanziato. Allora, io ho avuto purtroppo in 40 anni di fotografia un rapporto conflittuale con i grafici, che rispetto e ammiro, perché fanno un lavoro veramente, impegnativo. Sì. Però non avendo io, il controllo della situazione, dovevo un attimino sottostare a quelli che erano loro
dei loro gusti, chiamiamo estetici, certo, hanno un po' la tendenza a tagliare le foto e adattarle alla pagina. Io invece ho avuto l'esigenza, ho sentito l'esigenza di mantenere la proporzione in formato Leica, quindi 24-36, per il più possibile compatibilmente con la dimensione della pagina, per cui è stato fatto un lavoro accuratissimo di... Interrompo. Prego. Ma perché hai detto 24-36 formato Leica? Ma tu che sei nikonista, hai usato sempre Nikon, hai amato sempre Nikon, non potevi dire, sì, formato Nikon, non so io. Formato 24-36, sì. Nikon, dillo. 2x3. 2x3 Nikon. Nikon. Formato Nikon. Nikon, no, la prima dillo, macchina. Dillo che a te piace. Prima, prima macchina, 1976, sempre stato nikonista. Sì. Nikon Matt. Sì. Comprata usata, sì, vendendo un'automobile che mi aveva lasciato mio povero zio. Oh. E l'ultima macchina l'ho acquistata, sì, da te, la Z. La Z5. Sì. Per cui ho usato, sì, sempre. Cavolo, solo, cioè, no, dalla, cioè, serie di 3, di 800, Nikon FM, FF, tutte le 501, digitare. Poi sono passato alla di 100, di 300, cioè fino alla D3. D3 hai avuto. E adesso le mirrorless, perché sono stato affascinato dalla Nikon 1, sì, le piccoline, che mi sono molto servite, perché in realtà alcune delle foto, no, fatte tu in stai moto, quindi, cioè, no, non ce la fai più, cioè, portare D3. È anche vero quello, è anche vero che peraltro con le nuove regole, sempre tornando all'11 settembre, che gli aerei hanno, certo, portare le valigie che si portavano una, certo, volta, certo, diventa problematico, perché te le buttano in stiva, esatto, e non sai cosa trovi. E Nikon 1, portate a tracolla, non si deve dire, ma guidando la moto, con uno zoom a grandangolare e, sì, uno zoom tele, mi hanno risolto migliaia di foto semplicemente fermandosi, mettendo giù il piede e inquadrando e poi ripartire. Certo. Quindi tenendo queste macchine molto leggere, molto maneggevoli, peraltro di buona qualità, è a portata di mano. Certo. Adesso vedremo il prossimo viaggio, se me lo faranno fare, certo, perché abbiamo questa... blocco del turismo verso gli Stati Uniti, peraltro giustamente, adesso forse magari meno, perché possiamo, certo, possiamo girare noi, sì, certo, potremmo anche girare là. Detto questo, vedrò, perché sarà il primo viaggio che faccio con la Z5. Sì, quindi tornando, scusami che ti ho interrotto, certo, no? E quindi questo libro è stato editato, cioè un mese scorso, sì, ok, autofinanziato, finanziato, e però autoprodotto, ISBN io trovo, e quindi questo viene anche, diciamo, distribuito tramite tutte le piattaforme, io ne dico due, la Feltrinelli Mondadori, ma anche, Mondadori, ma certo, anche c'è, cioè, su Amazon naturalmente, anche. Il Libraccio qui di, sì, Milano, sì, quindi se si digita Bruno Bartolucci, The Easy Ride, sì, ma anche solo Bruno Bartolucci, vengono fuori tutte le possibilità di acquisto. Oppure e comprare anche, cioè venendo qua, certo, da New World Camera. Naturalmente da New World Camera. Sì, si può. Allora, ci sono. Quanto costa? Allora, il prezzo di copertina è 45 euro. Ok, allora, dato che non costa poco, venite a sfogliare questo, giusto, libro, e che è in demo, giustamente, no? Giustamente. Cioè, questo facciamo vedere, poi, cioè, no, uno piace, a cavolo, cioè, bellissimo, questo qui è un po' guida anche spirituale di quello che vorrei, desidero fare, perché, cioè, è un sogno di tanti ragazzi. Questo è vero, questo, cioè, è spero di essere anche utile, lo sono stato, credo, spero, quando ho scritto, certo, gli articoli, fotografandoli, certo, per le riviste di turismo, per le agenzie di turismo, sì, per le riviste di motociclismo, e spero che anche solo uno dei consigli che io ho dato sia stato, certo, accettato, sia stato utile in questo, certo, senso. La produzione di questo libro, ripeto, autofinanziato, ma soprattutto autoprodotto in tutto, cioè il disegno, piaccia o non piaccia, la grafica,
i testi, per la traduzione mi sono fatto aiutare da un amico americano che ne sa comunque più di me. Il grafico citato qui è quello che ha subito le mie angherie per riuscire a fare le cose come volevo io, e comunque edito da Crowd Books, che è un editore di Livorno molto bravo. Eccolo qua, questa è la copertina originale. C'è qualcuno che ci ha creduto. Qualcuno che ha creduto. È chiaro che Crowd Book è un crowdfunding, quindi c'è la possibilità di raccogliere i fondi precedentemente. Io lo sto facendo a posteriori, nel senso che tu hai pagato prima. Io ho pagato, ho prodotto questo libro, lui mi ha aiutato perché ha delle tipografie molto brave, molto bravi, sono in offset, quindi la resa fotografica mi è molto piaciuta, e come prima esperienza direi che al 98% sono contento, non soddisfatto, contento. Una curiosità: chi non volesse vedere la mia faccia qua può togliere la sovracoperta, mantenere il libro, esatto, però la cosa buffa è che si può godere un piccolo poster. Basta tagliare, cioè proprio Elina, le alette, e voilà. Bella. Ma è una delle tante idee. Dov'è? Questo è al confine tra l'Arizona e il New Mexico, appena dopo un temporale di quelle incredibile. Questa strada era coperta di tarantole. Incredibile. Sì, ho dovuto aspettare che si togliessero, perché appena è finito di piovere si sono precipitate fuori. C'era un tappeto tipo quella cosa dei granchi che viene vista spesso nei documentari. Queste tarantole venivano fuori e si mettevano nell'umido, caldo umido dell'asfalto. A fare che cosa? Per asciugare la pancia? Sì, a bagnarsi, a godere del refrigerio, diciamo, della pioggia. Quindi ho dovuto aspettare, e la fortuna è stata che poteva andare a raccogliere, cioè fare spaghetti alla tarantola. Esatto, così. Però, ripeto, la fortuna è stata che in quel momento sia apparso il arcobaleno. Certo, bello. Bene, complimenti a te. Grazie. E complimenti, ma soprattutto della tua passione, no? Cioè, perché trasfare, in effetti, se togliessimo la passione da te, non rimane più niente. Bravo. Penso che potremmo dire la stessa cosa di te per quanto riguarda la fotografia. Ti ringrazio tantissimo dei complimenti. Vabbè, grazie. Grazie a te. A te.